Qualche minuto dopo le 19, benvenuti nel consueto appuntamento con l'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6 per analizzare quello che è successo oggi ma anche e soprattutto ieri in Lega Pro e facendo un doppio salto a ritroso, quello che è successo venerdì sera allo stadio Menti di Vicenza dove il Pescara purtroppo esce sconfitto per 2-1. Ovviamente vi dico che sarà una puntata incentrata questa sui temi della Lega Pro e della Serie D perché tra un po' vi faremo vedere anche gli ospiti che ci hanno raggiunto e che già ringrazio. Parto dal coordinatore generale del Teramo Gianluca Scacchioli, buonasera, benvenuto. Buonasera. E poi a fianco, ovviamente un po' amareggiato dell'anticipo di ieri pomeriggio, l'allenatore del Chieti Donato Ronci, buonasera mister. Buonasera a voi. E allora, io vi ricordo che potete interagire con noi al solito numero di sms 392-623-7060, eccolo qua il numero che appare in sovrimpressione, se avete delle domande, delle curiosità, anche degli stimoli da dare ai nostri ospiti, anche a noi magari, e cercheremo di rispondervi. Cominciamo subito però, perché i temi sono tanti, il tempo come al solito è pochissimo, cominciamo dai numeri di Serie B, la giornata di campionato che sta per andare praticamente in archivio, manca solo Cittadella Virtus Entella, Bari Avellino 2-1, Bologna Varese 3-0, Brescia Pro Vercelli 2-1, Carpi Latina stesso punteggio 2-1, Frosinone Modena 2-0, Spezia Catania 3-0, Ternana Livorno 0-4, Trapani Crotone 3-1 e poi arrivano i risultati delle abruzzesi e come vedete la giornata numero 9 di campionato non è granché per i nostri colori perché il Pescara esce sconfitto dallo stadio Menti di Vicenza per 2-1, da rivedere e forse anche qualcosa in più la conduzione di gara di Aureliano di Bologna. Ieri pomeriggio invece la Virtus Lanciano ha impattato in rimonta contro il Perugia per 1-1, la classifica dove no, dopo 9 turni di campionato molto parziale perché manca il posticipo e manca il recupero della Virtus Entella. Frosinone in testa con 18 punti, Livorno e Bologna 17, Bari, Carpi, Perugia, Avellino e Trapani 15, un blocco molto grande, molto folto a 15 punti, 14 punti c'è la Virtus Lanciano. 13 per Pro Vercelli e Spezia, il Modena 11, Ternana, Brescia e Vicenza 10 punti e il Vicenza con la vittoria di venerdì sera va a scavalcare proprio il Pescara che rimane a 9 punti e adesso per i biancazzurri ci sarà l'impegno interno contro il Carpi, Cittadella e Varese 8 punti, vedete il Varese con un punto di penalizzazione, Latina 7 punti, Catania e Crotone 6 punti, Virtus Entella 5 punti, questi sono i numeri. Io vi do subito però un aggiornamento perché in questi minuti è iniziato il secondo tempo di Reggiana-L'Aquila, partita ovviamente di Lega Pro, girone B, L'Aquila, e questa è la buona notizia, in vantaggio per 1-0 contro la Reggiana, gol nel primo tempo del solito Salvatore Sandomenico che con questo gol fa 3 gol consecutivi e dopo le due vittorie, quella di Teramo e quella con la Lucchese, entrambe per 1-0, entrambe firmate Salvatore Sandomenico, chissà che stasera non possa fare tris di vittorie Zavettieri, tris di gol proprio Salvatore Sandomenico. Tra un po' andremo proprio da Angelo Liberatore che sta seguendo la partita per noi per raccontarci come si evolvono un po' le cose, ma prima di andare in Lega Pro, perché ve l'ho detto, questa sarà una puntata quasi interamente dedicata al campionato, al girone B di Lega Pro e al girone F di Serie D, ci andiamo a vedere una clip musicale di tutto quanto successo venerdì sera a Vicenza, tra Vicenza e Pescara, vincono i biancorossi di Giovanni Lopez per 2-1 e poi ieri pomeriggio con la Virtus Lanciano che riesce a recuperare il punteggio di svantaggio contro il Perugia del pescarese Andrea Camplone, vediamo. With my words across your face, you're making up stories of your own little bits of white paper in pockets deeper than you know. You painted black upon the whitest eyes. You've seen them fall, you have seen them rise. You painted black upon the whitest lies. Lies, your lies. Place of your life. You drown your heroes in red and white. Push, place. You tell your heroes you're ready.
Insomma, avete visto quanto è successo tra venerdì sera e sabato. Scendiamo in Lega Pro perché vi do un aggiornamento. L'avete visto anche in sovraimpressione, il pareggio della Reggiana qualche istante fa contro l'Aquila. Dunque Reggiana 1, l'Aquila 1. Tra un po' andremo proprio da Angelo Liberatore, che sta seguendo la partita. Intanto leggiamo i numeri: ancora Pistoiese 0-0, Gubbio Pontedera 0-1, Lucchese Ascoli 0-2, Pisa Grosseto 1-2, Prato Spal 1-0, Reggiana L'Aquila si sta giocando 1-1, San Marino per Piacenza 3-0, Savona Sant'Arcangelo 2-0, Teramo Carrarese 1-1, da giocare ancora a tutto cuoio Forlì la classifica, e poi andiamo proprio a sentire Angelo Liberatore. Però intanto andiamo a vedere quelli che sono, come è la classifica, con l'Ascoli che ha 16 punti, esattamente come la Reggiana, Grosseto, Pontedera, Teramo e Spal 14, Pisa, tutto cuoio e Prato 13, L'Aquila e Pistoiese 12, Carrarese 11, ancora 10, a 9 punti ci sono Forlì, Savona e Gubbio, 8 punti per San Marino e Lucchese, 4 per il Sant'Arcangelo, 2 per la propria Piacenza, che però vedete è penalizzata di 8 punti, altrimenti sarebbe a 10. Una giornata, come avete visto anche dai numeri, condizionata da tante che cadono, tante big che cadono. Io non so se abbiamo in collegamento proprio Angelo Liberatore. Sì, Jacopo, ti sento. Buonasera Angelo, allora raccontaci brevemente, perché poi avremo anche modo con te più tardi nel finale di partita di ricollegarci, quindi un minuto e mezzo per raccontarci prima il vantaggio dell'Aquila e adesso il gol del pari dalla Reggiana, splendido sul calcio di punizione. Ma l'Aquila ha trovato di fatto il gol al primo assalto, al nono del primo tempo, il cross, il bel traversone di Andrea Scrugli dalla destra, è stato bravo San Domenico ad anticipare il marcatore diretto, andare dentro con il piattone battendo Feola che gli era uscito incontro, è stato praticamente beffato la palla che gli è passata tra le gambe. L'Aquila che poi ha avuto anche varie possibilità per il 2-0, Ceccarelli dopo una bella ripartenza ha tirato debolmente tra le braccia di Feola, Maccarrone, gli è stato annullato un gol per fuorigioco, colpo di testa del centrale difensivo sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Reggiana però poi è uscita alla distanza dalla seconda metà del primo tempo, ha alzato nettamente il baricentro, ha dato varie volte fastidio a Zandrini con Tremolada, un bel tiro cross smanacciato dall'estremo difensore aquilano in calcio d'angolo, un bel tiro teso di Siega, e ha capitalizzato di fatto questa nuova linfa offensiva a inizio ripresa. Il calcio di punizione, l'hai detto tu, disegnato, ben battuto da Bruccini, Zandrini forse con qualche responsabilità è apparso fuori centro rispetto alla barriera, si è mosso con un po' di ritardo, però davvero forse avrebbe potuto toccare meglio la palla, ma la traiettoria era sembrata davvero davvero deliziosa. Adesso però l'Aquila sta cercando comunque di mantenere l'impostazione che vuole mister Zavecchieri, una squadra che comunque non ha mai buttato un pallone, proprio adesso provava a venire su all'interno dell'area di rigore della Reggiana, c'è stato però il fischio del direttore di gara, un tocco di mano da parte di Ceccarelli. E da dire che nell'Aquila proprio pochi istanti fa è entrato in campo Vittorio Triarico, che è un giocatore che Pagliari di fatto non vedeva, con l'avvento di Zavecchieri invece sembra essere tornato nelle gerarchie rosso-blu, e questo esordio in campionato di fatto certifica lo stato di cose. Attenzione però adesso alla Reggiana con Ruopolo che prova il tiro di esterno, ma c'era un fallo su Andrea Zaffagnini e dunque anche qui nulla di fatto. Dunque una partita che sembra dare comunque buone risposte, aveva detto Zavecchieri, andremo a giocarcela a viso aperto, così sta essendo. Grazie, grazie Angelo, tra un po' magari nel finale di partita ci ricollegheremo con te per seguire gli sviluppi di Reggiana L'Aquila. Intanto adesso L'Aquila ha avuto una buona opportunità, io ne approfitto per ringraziare tutti quelli che ci scriveranno, anche quelli che ci stanno seguendo anche da fuori regione, grazie allo streaming sul nostro sito www.tv6.it. Allora, cominciamo subito un po' ad analizzare, prima di andare a vedere le immagini di Teramo Carrarese, andare a vedere il servizio della partita di ieri pomeriggio. Io volevo chiedere a Gianluca Scacchioli, Gianluca, è una giornata di campionato che un po' tutto sommato ridisegna anche qualche gerarchia, se vogliamo. Sì, diciamo l'unica squadra che ha recuperato punti importanti, e parlo del Vertice, è l'Ascoli, che tra le prime, quella che ad oggi
per il momento ha vinto, fermo restando la partita dell'Aquila con la Reggiana. Per il resto forse un po' tutte hanno fatto qualche passo falso, anche il Teramo da parte nostra, diciamo, dobbiamo prendere in maniera positiva il punto che abbiamo raccolto ieri. C'è un po' di dispiacere perché effettivamente nel secondo tempo abbiamo dato la sensazione che la partita si potesse vincere, ma è un campionato che ancora tende a non decollare, diciamo così. Ancora da scrivere molto, da sì. Scrivere molto. Facciamo un salto per vedere i numeri di Serie D, così introduciamo l'argomento Chieti. Anche i neroverdi ieri hanno giocato, hanno pareggiato con tanta amarezza, mister. Questi sono i numeri della settima giornata di Serie D. A Amiternina Giulianova finisce senza reti, l'unico derby abruzzese di giornata. Ieri Campobasso Chieti 2-2, Celano Recanatese 1-3, Civitanovese Agnonese 1-0, Fermana Castelfidardo 1-0, Jesina San Benedettese 2-0, che sommato alla vittoria della Maceratese oggi pomeriggio al Bonolis contro il San Nicolò, anche di questa partita vedremo il servizio, vittoria non proprio meritata della Maceratese, diciamola tutta, fa in modo che la Maceratese scappi in classifica. Ma finiamo di leggere: Termolifano 1-2, Vispesa Roma Terica stesso punteggio 1-2. Vediamo la classifica, eccola qua. Maceratese 19 a più 4 sul Matelica, 14 punti rimane inchiodato alla San Benedettese, 13 per il Chieti, quarta forza del campionato, Campobasso e Civitanovese 12, San Nicolò 11, Fano 10, Recanatese e Giulianova 9 punti, Amiternina e Castelfidardo 8, Jesina e Fermana 7, Agnonese 5, Celano 4, Vispesaro 3, chiude il Termoli con 2 punti. Quanta amarezza, mister, perché diciamo che era una partita che in molti, io per primo, pensavo che il Chieti la portasse a casa. Ma tu mi dirai, le partite finiscono al 94esimo, 95esimo, ma l'amarezza più grande è il fatto che comunque abbiamo sciupato l'impossibile. Veramente una partita del genere non la ricordo da tanto tempo. Però siamo ad un bivio, nel senso che quello che dirò pure alla squadra martedì è che questa prestazione, più che questo risultato, ci deve dare la convinzione che siamo una squadra organizzata, che siamo una squadra che può fare la partita contro chiunque, che siamo una squadra che ha dei valori importanti e un impianto di gioco importante. Quindi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, perché quello che facciamo durante la settimana io lo rivedo la domenica, e questa è una cosa importante, e fare tesoro degli errori, nel senso, se si possono chiamare così, di gestione di una partita. Dobbiamo migliorare in cattiveria e in cinismo sotto porta, perché arrivare, non lo so, forse non ho avuto neanche modo di rivedere la partita, la voglio rivedere, siamo arrivati forse penso 7, 8, 9 volte davanti al portiere con molti in maniera nitida. E non chiudere una partita del genere ti lascia tanta amarezza, però allo stesso tempo ci deve dare la convinzione che se facciamo le cose per bene come stiamo facendo e giochiamo sempre così, non so quante partite poi non riesce a vincere. Purtroppo è successo di commettere un errore anche per generosità nell'ultimo minuto, perché volevamo chiuderla questa partita, abbiamo perso una palla in avanti e paradossalmente con una sorta di contropiede ci hanno fatto il 2-2, cioè veramente una beffa atroce. Ti faccio una domanda, risposta a bruciapelo, rivedendo la classifica: il Chieti è la quarta forza del campionato? Oggi i numeri dicono di sì. Ma i numeri dicono di sì, però noi la classifica non la dobbiamo guardare, noi stiamo facendo un processo di crescita giusto, regolare, dal mese di agosto, una squadra tutta nuova, una squadra molto giovane, una squadra che sta crescendo settimana dopo settimana. Noi in questo momento non dobbiamo fare l'errore di vedere la classifica, noi dobbiamo lavorare, migliorare, diventare ancora di più una grande squadra come stiamo facendo fino adesso, e cercare di portare questa squadra in una buona posizione di classifica a dicembre, per poi dare la possibilità comunque alla società di poterci dare una mano. Questo è il nostro primo obiettivo, è quello. Non guardiamo alla vittoria in questo momento, perché in questo momento i numeri dicono questo, ma a noi non deve interessare. Certo. Dobbiamo lavorare per crescere ancora di più e, ripeto, a dicembre poi vedere come siamo messi. Allora, torniamo in Lega Pro adesso, ci andiamo a vedere l'anticipo di ieri, quello del Bonolis. Teramo Carrarese finisce
1-1, vediamo. La Carrarese pareggia sempre, il Teramo si adegua anche se non avrebbe tanta voglia di farlo. 1-1 al Bonolis con la panchina vera e propria carta jolly di Vivarini in un match che sembrava indirizzato verso binari non particolarmente propizi ai biancorossi, che in settimana specie davanti avevano avuto più di un problema e col tecnico costretto a rischiare Bucchi e la Padula all'avvio. Tanto sacrificio per entrambi prima di lasciare il terreno di gioco. Primo tempo statico, condizionato soprattutto dai calci d'angolo toscani. La Padula, minuto 23, spara sulla barriera un piazzato da ottima posizione, sbraga dopo la mezz'ora, non c'entra i pali di Tonti sulla battuta tagliata di Castagnetti. Di occasioni vere però nemmeno l'ombra, la fase di interdizione e chiusura del Teramo fa faville. Di Achite è sontuoso, Cenciarelli è ovunque, con Amadio che parte dall'inizio soffiando di fatto il posto a Luca Lulli. Il problema è che al primo affondo vero della ripresa, dopo che Vivarini aveva già richiamato Di Paolo Antonio per far spazio a Buonaiuto, la Carrarese passa, Castagnetti riceve solo a tre quarti, il destro non è mortificato. Come farebbe pensare la respinta goffa di Tonti? Cellini è un falco in area di rigore ed attaccante navigato supera il portiere biancorosso. Toscani avanti, Teramo impietrito e spaventato dalla sventola di Berra che sembra senza esito, sembra perché la sfera si abbassa di colpo, colpisce la traversa, Tonti non si accorge che la palla è ancora dentro, ma per fortuna Cellini incespica prima di combinare guai ulteriori alla retroguardia abruzzese. Al 70esimo Buonaiuto prova a suonare la carica, il giro sarebbe anche giusto, la mira un po' meno. Vivarini richiama Bucchi per buttare dentro anche Alfredo Donnarumma, Petrella intanto sull'out destro si fa notare al 74esimo, il mancino sorvola la traversa prima del gol del pareggio che si rivelerà definitivo. La Padula allarga, Buonaiuto la fa passare tra Berra e Brondi e Donnarumma ruba il tempo a tutti girando in tuffo alle spalle di Calderoni. Teramo che torna a segnare dopo 286 minuti, ultimo centro proprio quello di La Padula a Sant'Arcangelo prima del lungo digiuno. Biancorossi che potrebbero anche vincerla la gara perché Berra già ammonito al minuto 84 stende per rotta rimediando da Strippoli la doccia anticipata. Nel finale spazio ancora per il tiro cross di Petrella sventato da Calderoni e per la girata solo tentata dalla Padula. Finisce in parità dunque, il Teramo aspettando l'impegno di Coppa con l'Ascoli di mercoledì sera continua coi piccoli ma utili passi, quelli che la Carrarese sembra non voler smettere di inanellare. Mister, c'è più soddisfazione per non averla persa questa partita o più delusione perché forse tutto sommato la si poteva vincere questa partita? No, c'è soddisfazione tanto per la situazione che ci troviamo noi in questo momento, perché effettivamente regalare la Padula, Donnarumma, Bucchi durante tutta la settimana e non, il fiore non se lo possono permettere tante squadre. Loro purtroppo li devo buttare dentro senza magari aver fatto un giorno d'allenamento, quindi è una situazione che in questo momento qua ci sta pesando, però grazie allo spirito di squadra, alla volontà, alla fine tiriamo fuori delle buone prestazioni. Primo tempo un pochettino in difficoltà, ma soprattutto perché voglio sottolineare la grande organizzazione in fase di non possesso della Carrarese. Io capisco perché loro non perdono, perché è una squadra che sono sempre concentrati a non far giocare la squadra avversaria. Noi nel primo tempo volevamo cercare spazi, ma non si trovavano spazi perché facevano un lavoro con i tre attaccanti più i tre centrocampisti che ci chiudevano tutte le traiettorie di passaggio ed era veramente difficile da trovare profondità e quindi siamo stati un po' contratti, un po' particolarmente poco brillanti nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, quando loro hanno mollato un pochettino quell'attenzione, siamo riusciti a trovare gli spunti per poter poi dire che abbiamo fatto una buona partita. Grande sacrificio di Bucchi e la Padula, però possiamo dire che la svolta l'hanno data Buonaiuto e Donnarumma. Beh, ma è chiaro che sono Buonaiuto, per fortuna questo è un altro nome che devo dire è Buonaiuto, perché Cristian è un giocatore di grande qualità che noi l'avevamo preso proprio per darci questo aiuto, però anche lui adesso ha rifatto una partita, né? Penso che in questo momento qua è ora che cominci a fare vedere quello che è, e penso che oggi l'abbia fatto. È chiaro che poi Donnarumma è quel giocatore che noi avevamo visto le prime partite, che ci hanno fatto sorridere le prime partite, e
che in questo momento qui non vedo l'ora di recuperarlo appieno. Oggi ha giocato con un piede solo perché ancora una volta si trascina questo fastidio, però è chiaro che poi le partite vanno in un modo strano, perché loro hanno tirato una sola volta in porta, anzi due con la traversa, e il resto hanno solo fatto un gran lavoro di distruzione del nostro gioco. Ma il campionato è questo, è un campionato difficile, intenso. Bremondina è un grande allenatore, l'ha dimostrato oggi, noi dobbiamo stare uniti, compatti, dobbiamo essere bravi ad avere questa voglia di far risultato, quello che ho visto nel secondo tempo. Come with me. Soddisfatto Gianluca Vincenzo Vivarini perché dice: considerate le assenze, o che poi assenze non sono state, ma comunque la Padula non era al meglio, Bucchi idem, Donnarumma idem, tutto sommato essere andati sotto e non aver perso è già una ottima notizia. Sì, ma dal punto di vista del gioco, soprattutto il secondo tempo, siamo soddisfatti, pure perché effettivamente con l'ingresso di buon aiuto e poi Donnarumma qualcosa in più si è visto, non che nel primo tempo non ci sia stato, però siamo sembrati un po' più freschi. Ma la fiducia forse nasce dal fatto che per 3 o 4 settimane anche lo stesso La Padula, come per non ripetermi su Donnarumma o altri giocatori, hanno avuto dei fastidi molto condizionanti, e questo dal nostro punto di vista si è avvertito. Quindi, avendo recuperato giocatori al contrario come Diakité, importanti, quindi che stanno prendendo sempre di più la condizione, sì. Lo stesso Amadio, dobbiamo essere per forza di cosa fiduciosi, nel senso che là davanti stanno recuperando la forma, gli infortuni stanno passando e questo ci fa ben sperare, tutto lì. Io mi sono segnato due nomi mentre parlavi, risposta rapida. Tonti, secondo te mercoledì sera in Coppa Italia gioca Serraiocco o Vivarini ripresenta Tonti? Ma guarda, non ho la minima idea, nel senso che sono due portieri per noi veramente considerati forti. Dirlo in questo momento può sembrare una cosa sciocca, noi abbiamo una grossa considerazione. Serraiocco non c'è nulla da dire, nel senso che questo è il quarto anno. Tonti ieri ha sbagliato, ha fatto un errore che ci può stare, non ci può stare, questo è un dato di fatto, ma sul valore del portiere non c'è nulla da dire, quindi la scelta di mercoledì non so quale sia. Cenciarelli non si tocca in mezzo al campo, Amadio a questo punto sembra aver scavalcato Lulli nelle gerarchie. Sì, anche per caratteristiche, Lulli e Cenciarelli sono due giocatori molto simili, Amadio ha quel pizzico, diciamo così, di qualità in più, sì. Da quel ritmo in più forse verticalizza anche un attimino in più di loro, ma è una questione di caratteristiche. Più costruttore di gioco. E ad oggi, ma è quello che il mister sin dall'inizio cercava, e quindi fermo restando la stima sia per Lulli che per Cenciarelli, lui da quel punto di vista, se sta bene fisicamente, credo che sia un punto fermo. Andiamo a leggere qualche messaggio, grazie alla regia che ci supporta sempre in maniera tempestiva, grazie a Maurizio Da Qui e grazie soprattutto a tutti quelli che lavorano dietro le quinte, sono tecnici ma anche tanti giornalisti che stanno rientrando dalle varie partite e ci permetteranno di mostrarvi le immagini di quello che abbiamo seguito questo pomeriggio. Leggiamo qualche sms. Complimenti a mister Ronci, peccato non aver vinto, abbiamo fatto un figurone verissimo su Rai Sport, volevo sapere perché non ha tirato Esposito il rigore, non è lui il primo rigorista ufficiale, mister? Guarda, io volevo rispondere pure a questa cosa, anche perché ho letto il giornale pure stamattina, noi abbiamo due rigoristi che sono dello stesso livello tutti e due, sia Esposito sia Vitale, quindi quando c'è un rigore sono due ragazzi intelligenti che si parano e prendono una decisione. Sì. Ieri il rigore se ne è sentita di tirarlo Vitale, Vittorio gliel'ha concesso, non dobbiamo creare un caso assolutamente, perché sia Vitale sia Esposito e soprattutto anche i loro compagni ieri hanno fatto una gran partita. Io sono molto dispiaciuto per non aver vinto, ma soprattutto per i ragazzi, perché tanto io devo guardare in questo momento, perché come ho detto prima siamo in una fase di crescita, quindi devo guardare le prestazioni e i miglioramenti che fa settimana per settimana la squadra. È chiaro che è un peccato, ma è un peccato più per i ragazzi, perché secondo me era una soddisfazione enorme vincere a Campobasso, ma soprattutto in quel modo per loro e per i tanti tifosi che sono venuti, perché comunque anche ieri sono stati stupendi, e quindi il rammarico e il dispiacere per quanto mi riguarda va nei confronti dei giocatori e nei confronti dei tifosi. Altri messaggi? Li leggiamo.
grande mister Ronci per come gioca questo Chieti. Ieri anche i cronisti di Rai Sport hanno evidenziato ciò. Riportaci nella categoria che ci compete. Sottoscrivo, speriamo, davvero è un auspicio che il Chieti possa tornare subito dove gli compete. Per mister Ronci, pensa che la Maceratese possa continuare la sua marcia o è solo un fuoco di paglia? Non crede che al Chieti manchi una punta da 15-20 gol per vincere il campionato? Ma noi in questo momento, come detto prima, dobbiamo diventare una grande squadra, stiamo lavorando per quello, stiamo cercando di tramite il gioco, tramite l'intensità, la voglia, le motivazioni, stiamo cercando di crescere più in fretta possibile, vogliamo cercare di dare la possibilità alla società a dicembre di darci una mano. Questo è normale, è chiaro che la Maceratese sta portando un passo incredibile, però io sono convinto che anche la Maceratese attraverserà un momento di difficoltà, come è giusto che sia, fisiologico di questo campionato. Tanto oggi ti dico, ecco quello che mi hanno detto, che c'era anche Gianluca Scacchioli insieme a me, ci siamo visti allo stadio. Maceratese non benissimo, l'ha vinta la partita, cosa, ma deve ringraziare la cosa qualcuno, positiva per loro è che comunque, quando anche io non l'ho vista la partita, poi adesso vedremo, però quando riesce a vincere partite magari no come hanno vinto oggi loro, è un segnale positivo, sì, per loro. Però chiaramente io sono convinto che il campionato è talmente equilibrato, talmente difficile, che perdere diciamo terreno in un paio di partite è possibile, e quindi noi dobbiamo, ma noi in questo momento pensiamo, non facciamo l'errore di pensare agli altri o alla classifica, perché sennò perdiamo di vista quello che è il nostro obiettivo, che è quello di continuare a lavorare con intensità, con entusiasmo, con voglia, e cercare ogni partita di giocare bene e possibilmente fare qualche gol in più. Speriamo. Vediamo altri messaggi, leggiamo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Adesso siamo a 6 punti dalla Maceratese, ma ho fiducia. E fai bene, perché il Chieti visto a campo basso è potenzialmente devastante, non inferiore a nessuno. Mister Ronci, spero che a Chieti possa riportare quell'entusiasmo di cui questa piazza ha veramente tanto bisogno. Proviamo a vincerlo questo campionato, e chi più di Donato Ronci se lo auspica? Una no, ma anche cosa perché l'entusiasmo che chiedono loro lo chiediamo anche noi. Noi abbiamo una squadra giovane che sta lavorando duro, quindi anche noi vogliamo che cresca l'entusiasmo in città e che i tifosi vengano allo stadio numerosi. Ieri ho visto lo stadio di Campobasso incredibile, sì, tanta gente, anche quando erano sotto del 2-0 non hanno smesso mai di incitare la propria squadra. Anche noi abbiamo bisogno del pubblico di Chieti, perché per noi sono veramente un punto di riferimento importante, sì, quindi noi abbiamo bisogno. Detto anche all'inizio anno poteva essere quella carta in più, se vogliamo, di una squadra che ha già tante potenzialità, ma che avrebbe bisogno per colmare il gap del 12. Noi dobbiamo lavorare in questo senso, cercare di, con le prestazioni, è l'unico modo che possiamo, cercare di far capire alle persone che guarda, quei tifosi che vengono stanno apprezzando, secondo me, l'impegno e la voglia che ci stiamo mettendo in tutte le partite. A Chieti si può rimproverare il tutto, ma non si può rimproverare il fatto di non provare mai a fare, sì, la partita, assolutamente, il fatto di non correre per 95 minuti, il fatto di non buttare il sangue sulla partita, in ogni partita. Noi lo stiamo facendo e questo è già un segnale importantissimo. Altri messaggi rapidamente. In Lega Pro ci vedrei bene il Pescara, ma senza cambiare allenatore. Baroni è una delusione. Forza Lanciano. Walter da Farindola, tifoso del Lanciano, ti dico, martedì sera Virtus Style. Questo è per Gianluca. Andiamo a Malmo? Saluti Afro Calabro. Devi andare a Malmo, Gianluca? Vorremmo vedere, sì, la partita di Champions League. Mi della Juventus? Della Juventus. Ah, ok. Ogni tanto ci concediamo questo lusso di seguire la Juventus fuori, in Europa. Diciamo che tutto sommato, più che vedere la Juventus, è molto meglio vedere Malmo. Poi abbiniamo sempre le cose, sì, sì. Okay. In questo siamo bravi. Certo. Un saluto a Jacopo, grazie e complimenti per la trasmissione. Io non mi riesco a spiegare come mai il Teramo sempre nel secondo tempo riesca a dare il meglio di sé. Se riuscisse a giocare tutti i 90 minuti come gioca nei secondi tempi, questa squadra stravincerebbe il campionato. Forza Teramo. Domenico, ce ne sono altri, poi questo ce lo segniamo perché altrimenti non andiamo in pubblicità. Che peccato ieri, una partita giocata solo dal Chieti e buttata al vento da Di Pietro, che poteva passarla tranquillamente al grande Vittorio Esposito, classe e cuore. Ok, avanti se non sono finiti. Tutti a Pistoia,
tutti a Pistoia, ovviamente. Sono un tifoso del Teramo, grande mister Ronci, spoltore, tutta con te. Ancora? Ce ne sono altri? No, sono finiti, ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Come with me. Come with me. 19:39 a Reggio Emilia, siamo all'83esimo, sempre 1-1 tra Reggiana e L'Aquila, col vantaggio aquilano di San Domenico, il pareggio di Bruccini. Adesso attenzione perché la Reggiana è davvero vicinissima al gol, poi tra un po' ci collegheremo nuovamente con Angelo Liberatore per seguire davvero gli ultimi istanti di gara e fare anche un piccolo bilancio di questa gara che sta per andare in archivio. Però Il tifoso Domenico, se non erro, Gianluca, siamo in debito con lui di una risposta, ovvero lui si chiede: ma perché il Teramo sempre nel secondo tempo viene fuori? E poi magari giocando con la stessa intensità del secondo tempo tutta la partita, il Teramo potrebbe vincerle tutte le partite di campionato. Penso io, la dico così, credo che la squadra sia sempre di un'età media abbastanza bassa, perlomeno tra le più giovani sicuramente nel nostro campionato, e magari sentendosi più sicura dopo aver il primo tempo un po' si adatta, nel secondo tempo prende un po' più di fiducia, penso, e dico questo anche se il mister settimanalmente lavora sugli aspetti delle motivazioni, sull'atteggiamento iniziale, la prepara sin dal primo minuto, carica la squadra. Probabilmente sarà una caratteristica che col tempo mi auguro il Teramo perde, insomma, tutto lì. C'è anche arrivato anche un altro messaggio, non so se lo abbiamo già caricato, e dunque se, perché riguardava proprio un altro aspetto del Teramo che riguardava il centrocampo. Eccolo qua: Marini e la società siano seri e dicano la verità, Lulli sta facendo terapie, poi per la grande qualità di Amadio, vedi ieri, Lulli sta facendo terapie. Ma Lulli ha avuto un piccolo problema, non ho capito la domanda, che significa poi? Penso che vogliano dire, che lo spettatore voglia dire: fate chiarezza e dite la verità, Lulli sta facendo delle terapie. Ma guarda, chiarezza, ecco perché magari stiamo parlando di pallone, non c'è nessuna chiarezza, non c'è nessun problema. Ma Dio è un giocatore che è stato scelto all'inizio, è un giocatore che il mister ha avuto sia ad Aprilia che a Chieti, è un giocatore per cui c'è molta stima. Lulli ha fatto un grande campionato l'anno scorso ed è un riconfermato, stessa cosa posso dire per Cenciarelli in questo momento, diciamo che sono i tre che stanno giocando di più. Lulli ha giocato sempre, abbiamo aspettato Amadio, oggi sta facendo bene e ha delle caratteristiche diverse, non faccio altro che confermare quello che ho detto prima, quindi sono tre giocatori assolutamente importanti, ma sono persone, giocatori, che a loro modo il mister ha valutato abbondantemente, li ha avuti a Teramo, Cenciarelli lì a Lulli, a Chieti, ad Aprilia, a Maddio, quindi sono state scelte specifiche, non c'è nessun altro discorso da nascondere o da omettere. Poi per questioni di caratteristica, a seconda delle partite, fa le scelte l'allenatore, ma a Maddio è un giocatore su cui il Teramo fa molto 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 affidamento. Senti Gianluca, ti faccio una domanda, perché considerando che adesso si torna in campo per la Coppa Italia, la Coppa Italia com'è, una specie di intralcio nel campionato? Anche qui questo sarebbe bello farla più al mister che a me. Dal mio punto di vista sì, personalmente sì. Viva la sincerità. Sì sì, per me sì, ma lo dico, ma guarda, è una cosa proprio che forse... No, dico, meno male che qualcuno, perché invece molti dicono: no vabbè, ma poi noi in Coppa Italia noi ci teniamo, è sempre una competizione. Poi magari invece mandano in campo le riserve. Di fatto le parole che contano sono sempre quelle degli allenatori che fanno le scelte. Sì. Personalmente ritengo che sia un intralcio. La rosa del Teramo non è una rosa estremamente numerosa, una rosa che va gestita, l'abbiamo visto nelle tre partite che abbiamo fatto l'infrasettimanale, quindi sabato, mercoledì, sabato, dove siamo andati bene come risultati e poi hanno lasciato dei segni che ancora oggi ci portiamo dietro, quindi sono partite che io francamente eviterei, mi piacerebbe che chi ha giocato di meno in campionato potesse avere la possibilità di recuperare, però poi ripeto, questo è un pensiero mio, alla fine è l'allenatore che decide. Gianluca, l'ultima prima di scendere in Serie D, l'Ascoli, chiedo scusa, il Pisa sta balbettando, la spalla ha balbettato all'inizio, adesso lo fa di nuovo. Vuoi vedere che probabilmente l'Ascoli, al di là del fatto che era una delle favorite, l'Ascoli poi prenderà il largo? Proprio per le deficienze, tra virgolette, delle altre. Delle altre. Anche l'Ascoli però ha avuto un momento di difficoltà, tranne la partita in casa con San Marino che è stata recuperata, quindi che ha subito molte volte, invece gli è capitato di fare il gol della vittoria. Io credo che
non ci sia una squadra con questo penso possa prendere il largo, anche se l'Ascoli effettivamente è una delle candidate, perché lì davanti ha fatto delle scelte ben precise con giocatori importanti, quindi, però non mi sembra oggi una squadra che possa, che abbia una differenza tecnica o organizzativa diversa dalle altre, quindi sarà un campionato equilibrato ancora per un po'. Allora, Mister, visto che tu volevi rivederti la partita, ti facciamo vedere il servizio della partita di ieri pomeriggio. Campobasso Chieti, con il Chieti in vantaggio di 2 gol, partita terminata 2-2, il servizio. Partiamo dalla fine, dal 93esimo, il 2-2 di Di Gennaro e il tripudio di Selvapiana e di una Curva Nord Scorrano che impazzisce letteralmente. Un Campobasso coriaceo e fortunato, riprende il Chieti che si mangia le mani per una vittoria svanita nel recupero che i teatini avrebbero meritato. Super il portiere Conti nel Campobasso, Esposito ed Orlando nel Chieti danno confidenza al pallone. Si gioca davanti a 2000 spettatori, un centinaio provenienti da Chieti, davvero imponente la cornice di pubblico a Selvapiana. Il pensiero è costantemente rivolto a Matteo Monti, le cui condizioni vengono definite buone dalla società rossoblu. Subito Chieti in avanti al secondo angolo e colpo di testa di Cucinotta con deviazione di un rossoblu prima sul palo, poi fuori. Dal corner che ne nasce, battuto da Esposito, finta e colpo di testa in rete da parte di Vano. Teatini avanti dopo pochissimo dall'inizio. Il Campobasso patisce un po' il contraccolpo dopo lo svantaggio. I rossoblu si fanno vivi in area abruzzese al quarto d'ora. Imperioso lo stacco di Miani su cross di Dragone, la traversa impedita. Il pari rossoblu, il Campobasso stenta abbastanza al 24esimo, tiro cross di Pani, schina, schiaffeggia la sfera per neutralizzare. Il Chieti è squadra davvero temibile che predilige verticalizzare, al 25esimo è pescato troppo bene Prinari, ma un super Conti evita il raddoppio. Al 27esimo palla bucata da Nicolai, Orlando può fuggire verso la porta, la conclusione finisce sull'esterno della rete. Il Chieti gioca meglio del Campobasso, al 31esimo la mazzata del 2-0 è servita da Orlando a Del Grosso, cross perfetto per la testa di Esposito che colpisce e segna nella beata solitudine dell'area di rigore rossoblu. L'ex di turno si toglie la maglia e viene ammonito. Farina fa riscaldare tutta la panchina, il pubblico non fa una grinza e continua a tifare incessantemente. Al 34esimo tiro sporco di Di Gennaro con la palla che si perde fuori. Non è un buon Campobasso quello del primo tempo, ma i lupi riescono comunque a rimettersi in gioco al 43esimo. Palla scodellata da Pani, schina, frana su Todino e calcio di rigore comandato da Cavallina di Parma. Solo giallo per l'estremo teatino. Si perde tempo prima della battuta anche perché i due giocatori rimangono infortunati. Implacabile dal dischetto Miani. È 2-1. Giochi riaperti alla fine del primo tempo. Il Campobasso trae linfa vitale dalla chiusura della prima frazione. Con le immagini siamo nella ripresa dopo 5 minuti. Farina decide l'ingresso di Fazio per Marinucci Palermo, che non era al top della condizione. Il giocatore neoentrato spedisce subito il pallone di poco fuori. Buona l'iniziativa da parte di Fazio. Al nono Esposito semina il panico nell'area di casa davanti a Conti, viene ipnotizzato dall'uno di casa. Qualche secondo dopo in area Nicolai tocca il pallone per anticipare l'avversario. Conti evita un clamoroso autogol, l'azione continua e Nicolai commette fallo su Orlando. Rigore e giallo per il difensore di Farina. Dal dischetto è straordinaria la parata di Conti sul tiro di Vitale. In costante apprensione la difesa di casa, al quarto d'ora Scudieri perde palla, Orlando va verso la porta, ancora super la risposta di Conti. Un po' tardivo il Campobasso in attacco che deve recuperare il risultato, al 18esimo sinistro di Todino, pallone sul fondo. Esposito fa girare la testa al Campobasso, al 19esimo fa tutto il campo prima di spedire il pallone al lato. Rammarico per Todino al 34esimo quando la punizione da buona posizione sorvola la traversa. Il Campobasso chiude con i crampi di Scudieri e Cianci, due giocatori quindi a mezzo servizio. Intorno al 40esimo tiro a giro di Corvino, neo entrato nel Chieti, le dita di Conti per la deviazione in angolo. Al 41esimo lancio dalle retrovie, occasionissima per Miani, opposizione di schina, poi fallo sul portiere teatino. Al 44esimo servizio di Esposito per Corvino, tempista Conti nell'anticipo. Al 90esimo solo Chieti in area, da Esposito a Orlando, super Conti nega la goleada abruzzese, ma davvero grandissima occasione per la squadra di Ronci. Quando sembra matura la vittoria teatina, ecco il felicissimo finale per il Campobasso. Siamo al 93esimo, Todino taglia da sinistra, la traiettoria è sporcata di testa da Di Gennaro e il 2-2 definitivo. La Nord Scorrano esplode per la festa. Per il Campobasso il pareggio equivale ad una vittoria. Farina ammette che la sua squadra tecnicamente avrebbe meritato di perdere. Ronci non si capacita della mancata vittoria. Mercoledì si torna in campo a Recanati da registrare
Dopo la partita le intemperanze di alcuni tifosi abruzzesi che pensano bene di danneggiare alcune auto in un parcheggio antistante lo stadio di Selvapiana. Episodi da stigmatizzare. Come with me. Mi stai rivedendola la partita? Che effetto fa? Ma niente, cioè, confermo quello che ho detto prima, che abbiamo fatto bene e che la squadra sta crescendo e che andare a giocare a Campobasso in uno stadio del genere, fare quel tipo di partita vuol dire che noi ci siamo e questo è un dato di fatto, non è il 2-2 che può cancellare quello che è stato fatto. Ho visto veramente tantissime palle gol e questo significa che la squadra, nonostante il vantaggio, non ha mai pensato di gestirlo, ha sempre cercato di chiudere la partita fino alla fine e l'avrebbe strameritato questo vantaggio, questo doppio vantaggio e quindi la vittoria. Però, ripeto, teniamoci questa prestazione, è da questa prestazione che dobbiamo lavorare tutti quanti insieme per migliorare ancora di più questa squadra. Eh sì, perché ci sono delle amarezze come queste che però tutto sommato fanno rendere conto l'allenatore, la squadra di poter competere a grande livello. Ma è quello che ho detto prima, siamo ad un bivio adesso. Se leggiamo questa partita nel lato sbagliato e quindi subentra lo scoramento, la depressione, perché magari no, oppure colpevolizziamo, no, esempio Vitale che sbaglia il rigore o Esposito che sbaglia un gol o stessa cosa di Orlando, secondo me andiamo a danneggiare questa squadra e rischiamo veramente di farci devastare da questa partita. Se la leggiamo da un'ottica diversa, che è una squadra che gioca a calcio, che corre, che fa la partita, che fa divertire la gente, che comunque non molla mai per tutti i 90 minuti e ci sono ancora veramente tanti margini di miglioramento, allora deve essere un punto di partenza importante, perché se siamo riusciti a fare questo a Campobasso con una squadra forte, perché ieri il Campobasso non è sembrato forte, ma forse perché il Chieti comunque ha giocato molto meglio, ha gestito il pallone forse per 80 minuti. E quindi riuscire a fare questo in casa del Campobasso vuol dire che comunque noi abbiamo delle grandi qualità e dobbiamo alimentarle queste qualità con l'entusiasmo, con la voglia, e dobbiamo lavorare, non perdiamo questo entusiasmo, perché sennò, essendo una squadra giovane, rischiamo di farci travolgere poi dalla negatività delle cose. Senti, come ti è sembrato il portierino del Campobasso, che qualche settimana fa avevamo segnalato, anzi a dire la verità ce l'aveva segnalato il nostro Andrea Costantini dopo la partita tra San Nicolò e Campobasso, in quella circostanza arrivò la vittoria del Campobasso. Quello che ha fatto vedere ieri è qualcosa di importante, però io penso che siamo stati diciamo bravi noi a colpirlo tante volte, perché in 3 contro 1 sinceramente ho rivisto pure un'occasione, no, di Corvino che calcia in porta quando su una ribattuta del portiere bastava stoppare la palla, girarsi e darla a un compagno, quindi l'abbiamo colpito. Ecco, ieri ha fatto bene, un ragazzo giovane 96 che comunque si vede che ha un futuro importante davanti. Però io vorrei parlare anche del portiere nostro che ieri, secondo me, il rigore, da come sto rivedendo, secondo me non era così netto da la palla che stava andando fuori. Ha fatto l'errore sul secondo gol uscendo magari no troppo frettolosamente, magari se stava in porta la prendeva quella palla, però non ci scordiamo che magari con la Civitanovese ci ha fatto vincere, ci ha fatto pareggiare la partita, nel senso che ci ha fatto fare il punto, perché il primo tempo noi potevamo andare sotto di 2-3 gol, perché la Civitanovese comunque a Chieti soprattutto il primo tempo ha fatto meglio di noi. E quindi i ragazzi sono così, due portieri 96, il nostro e il loro, che devi mettere in conto che qualche volta possono commettere degli errori, però nell'economia diciamo delle due squadre stanno facendo molto bene. Andiamo da Angelo Liberatore per il finale di Reggiana L'Aquila. Angelo, è terminata con un pareggio 1-1, San Domenico da una parte, Bruccini dall'altra, come leggere questo pareggio per l'Aquila? Ma guarda Jacopo, indubbiamente per come è maturata il risultato lascia un po' di rammarico, perché comunque trovare il vantaggio contro una squadra che finora aveva subito solamente 2 gol, abbiamo comunque giocato bene, ti lascia sì effettivamente un po' quel senso di incompiuto. Però ragionando invece a mente fredda in termini di classifica, io credo che si possa tranquillamente dire che l'Aquila continua la sua
fase di risalita, quindi è comunque un punto da cui ripartire. Adesso però a questo punto bisogna dare continuità, perché si era detto Reggiana, Pisa e Spal fuori casa e Pisa in casa erano, diciamo, le tre partite che potevano dare un po' quello che era il senso, il peso che poteva avere l'Aquila in questo campionato. Quindi il primo esame, diciamo, che comunque è stato superato. Adesso però sabato prossimo al Fattori bisognerà comunque rimettere in campo la stessa voglia, la stessa volontà di imporre il gioco, e credo che comunque il Pisa troverà molte molte difficoltà per portare via punti dal campo di gioco dell'Aquila. Grazie ad Angelo Liberatore, grazie per averci aggiornato, insomma, su questo che è un posticipo del girone B che interessa una nostra squadra, una nostra abruzzese. Ti auguriamo buon lavoro, Angelo. Questo intanto è la Serie B, avete visto Bari Avellino 4-2 e si quasi completa tutta la giornata di Lega Pro con questo 1-1 tra Reggiana e l'Aquila. Gianluca, comincia a far paura l'Aquila? Perde più. Sì, dal cambio d'allenatore il settimo punto, quindi due vittorie e un pareggio, quindi qualcosa è cambiato. San Domenico forse prima era pure poco utilizzato, ma quando viene messo in campo tre gol li ha fatti, è un giocatore, un esterno che salta l'uomo, cambia le dinamiche. A Teramo, diciamo, anche l'anno scorso ha lasciato il segno, sì. Quindi il campo di Teramo gli porta fortuna, però è una squadra rivitalizzata. A me piace molto il centrocampo, Corapi è un giocatore che secondo me è molto forte per la categoria, ma comunque è una squadra che dà la sensazione di aver cambiato atteggiamento. Allora, la settimana prossima, intanto questa è la classifica di Serie B considerato il posticipo, settimana prossima mister ti toccherà il San Nicolò. Allora ti faccio dire da Gianluca Scacchioli, che oggi era presente, non te lo dico io perché tra un po' vediamo il servizio, che cosa devi temere del San Nicolò? Io ho un giocatore che per me non ha categoria. Ovviamente poi parliamo del Serie D, Serie C, è Lino Petrogno, il capitano. Lo deve temere perché è un giocatore che in campo riesce a trasmettere quello che poi lui è nella vita. Un giocatore forte, un giocatore che ha voglia, un giocatore che secondo me in Serie D ce ne sono pochi, dinamico, ha qualità e rappresenta degnamente la squadra. È uno che ci tiene, ho visto tante partite in Serie D, non quest'anno, dico in generale, è veramente un giocatore di categoria importante, quindi lui. Te lo facciamo vedere il San Nicolò, così poi magari ci dai un giudizio. Oggi una sconfitta, però ti posso assicurare assolutamente non meritata. Ma anche domenica scorsa probabilmente non meritava di perdere, il San Nicolò sta facendo un grande campionato ed è una squadra collaudata che gioca bene e che farà soffrire tutte. E noi domenica abbiamo veramente una bruttissima gara. Un brutto cliente, però per noi sarà bello perché sarà un bel derby tra due squadre che giocano bene e sono protagoniste di questo campionato di Serie D Girone F, in cui molti avevano detto sarà un campionato delle marchigiane. Sì, è vero, effettivamente in alto è così, però le nostre abruzzesi fanno una grandissima parte. Ci andiamo a vedere il servizio. Maceratese batte il San Nicolò 1-0. Alla Maceratese vince. Messa così l'analisi può sembrare riduttiva, forse ingenerosa per quella che è e rimane la prima della classe, ma per stessa ammissione di Maggi a fine gara la squadra bianco-azzurra è stata l'avversario più ostico per la capolista. Maceratese piena di giocatori di spessore, molti passati in Abruzzo, e che parte forte, fortissimo. 18 secondi e Ferri Marini spaventa Di Gifico, che si salva in due tempi, ma è un segnale sinistro. Al secondo infatti la discesa di De Grazia e Ferale, D'Antonio è ben spostato in area di rigore, la sfera carambola la importa e indirizza di fatto i tre punti nelle Marche. L'avvio shock per il San Nicolò continua al sesto, ancora D'Antoni prova il lob dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Da quel momento in avanti però i padroni di casa salgono in cattedra. Dal nono all'undicesimo è un monologo della formazione di Epifani, la sponda di Tarquini libera il sinistro fuori da ottima posizione di Iavoni, mani nei capelli ma non quanto due minuti più in là. Quando la discesa di Mozzoni favorisce la volée di Tarquini, chiusa da Moscatelli in corner, sugli sviluppi del quale Stivaletta si ritrova il pallone sui piedi, spara come può, ma il numero uno maceratese si supera sventando la minaccia. 4 minuti di monologo dunque chiusi dalla sventola centrale di Iaboni prima che la gara si addormenti per un po'. A ravvivarla minuto 36 il secondo assistente Tiziano Notarangelo. Bisegna infatti col sinistro gira in rete un cross proveniente da destra, la sfera supera Moscatelli e finisce in fondo al sacco, tutto inutile per il Guadaline, maniera innalzata, posizione di fuorigioco che scatena le proteste della panchina san nicolese.
Prima frazione chiusa ancora dai biancazzurri e dal siluro di Stivaletta che per poco non trova il super gol. Come in avvio di gara però, l'inizio della ripresa potrebbe risultare letale per la banda Epifani. Ferri Marini infatti dopo 180 secondi sfiora il palo alla sinistra di Gifico prima che Mbogi al 51esimo rimedi il secondo giallo per un'entrata da Tergo proprio sul numero 10 biancorosso. Cipriani di Empoli non ha dubbi, doccia anticipata per il centrale difensivo Scuola Pescara. Il tecnico di casa però non fa quasi neppure in tempo a ridisegnare la sua formazione, che Cordova sull'altro fronte, anche lui già ammonito, becca la seconda sanzione. Le due squadre dunque rimangono in 10, gli spazi si ampliano, ma paradossalmente le emozioni diminuiscono. Mozzoni, altra prova da incorniciare, sfonda al 59esimo, bisegna sul secondo palo, prova la conclusione che finisce deviata sull'esterno della rete. La maceratese prova ad uscire dal guscio al 71esimo, col piazzato dell'ex Giulianova Marco Croce, che lambisce l'incrocio dei pali, un attimo prima che Di Gifico rischi di complicarsi maledettamente la vita sul tiro di De Grazia, controllato con qualche affanno di troppo, e un attimo prima che la sfera superi la linea di porta. Ancora proteste nel finale, Cervigni tocca con un braccio o spalla, giudicate voi, il traversone dalla tre quarti di Micolucci, prima del fischio finale. Che condanna un San Nicolò apparso come al solito in forma smagliante, ma che stenta tremendamente, specie in casa, ad andare a segno. Sorride invece la maceratese, tre punti pesantissimi conquistati al Bonolis e la Samb che si ferma a Iesi, sono sinonimi di una domenica felice. Abbiamo regalato quei tre minuti che sono stati fatali per la partita, però per il resto la squadra credo che per l'ennesima volta ha fatto una grande partita. E credo che il pareggio ci andava anche molto stretto, perché penso per la voglia di fare, per le occasioni avute, credo che... però stiamo a commentare una sconfitta da quello che mi è successo domenica a Pesaro, gli ultimi tre minuti, e vedere tutto quello che ci siamo mangiati oggi, credo che... ragazzi, devo fare i complimenti, ma gli devo dire di essere più cattivi sotto porta. Che effetto fa giocare alla pari, se non meglio, della prima in classifica? Ma io non ho giocato alla pari oggi. Oggi ho giocato molto meglio della Maceratese. Noi abbiamo giocato, loro hanno giocato solamente di rimessa. E credo che questo è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo ci è mancato il gol ed è una costanza che ci sta mancando ultimamente. Però credo che la partita l'ha fatta il San Nicolò sotto tutti i punti di vista. Io credo che la Maceratese abbia fatto una grandissima partita sotto l'aspetto tattico. Non ricordo grandissime occasioni nel secondo tempo da parte del San Nicolò. Ha fatto un gran possesso palla. È sicuramente una squadra difficilissima da affrontare, perché comunque gioca molto molto bene, però io credo che la Maceratese abbia fatto la sua onesta partita e ha ottenuto un risultato, lottato su ogni pallone, e siamo contenti, ecco, di questa vittoria. Vittorie come queste sono il segnale che forse l'hanno giusto? Beh, vittorie come queste ti aiutano a crescere nell'autostima, a considerare il campionato, la conferma che il campionato è aumentato come livello, perché sinceramente San Nicolò è una squadra che gioca veramente a pallone. Credo che in questa categoria siano poche le squadre che giochino così bene, quindi vanno i miei complimenti a San Nicolò. È vero che abbiamo vinto, è vero fare i complimenti quando si vince, però io credo che sono sempre stato molto leale, ho sempre riconosciuto la forza degli avversari ma anche la forza della mia squadra. Come with me. E allora eccoci rientrati avete visto prima della pubblicità il servizio di San Nicolò Maceratese, avete visto soprattutto quante occasioni ha avuto la squadra di Massimo Epifani per cercare per impattarla la partita, non c'è riuscito, da anche due espulsioni. Andiamo a vedere però due episodi da Moviola che hanno fatto protestare molto il San Nicolò. Questo è il primo, cioè il gol annullato a Bisegna per posizione di fuorigioco. Gianluca? Beh, io non so, mi sembra se Iaboni tocca la palla, non so, forse è fuorigioco, da vederlo da qui. Poi... Dovrebbe essere Tarquini, perché Iaboni è il numero 9. Sì, Tarquini. Vediamo un po', nel momento in cui Bisegna tocca il pallone, se è possibile fare un fermo immagine. Sì, per vedere. Chiedo davvero l'ausilio della regia in questo caso, è un po' prima, qualche frame prima, eccolo qua. A me molto molto dubbio, sì, mister. Sì, sembra lì. Ma come fai da qua? Cioè, la prospettiva è totalmente diversa da quello che poteva essere per l'assistente.
E resta il fatto che se tocca la palla e l'assistente ha visto che era fuori gioco, è fuori gioco. Se l'assistente ha sbagliato. Comunque, un peccato veramente, perché comunque la palla, a prescindere da tutto, sarebbe andata a finire in porta. Quindi, comunque in porta. Era gol. Quindi è stato anche sfortunato il San Nicolò, che Tarquini l'ha spinta dentro, perché magari non la tocca e fanno gol uguale. Qui eravamo nel primo tempo, nella ripresa invece, proprio nel finale di gara, a dir la verità, ci sono state altre proteste, perché c'è questo lancio di Micolucci e Cervigni non si accorge che il pallone praticamente lo sta colpendo, e questo è il lancio di Micolucci, si gira per marcare probabilmente Santoni, era Vinicio Paris, e il pallone... Sbatte? Sulla mano, sì. Sulla mano, mano, spalla, braccio, insomma è un po' complicato. Guarda, questo io dallo stadio ho avuto la sensazione che l'arbitro si fosse reso conto che il giocatore non vedeva la palla, ha alzato il braccio come se volesse chiedere fuori gioco. Sì. Il numero 2 della Maceratese in più di un'occasione ci ha fatto sorridere oggi, nel senso che l'avevo abbastanza distratto. Quindi qui non mi sembra rigore, però effettivamente rivedendo invece le immagini il gol... del San Nicolò, che è stato annullato, poteva essere convalidato, perché forse il giocatore era in linea. Io non ho capito una cosa su questa palla, cioè, la colpisce direttamente sulla mano quando la palla viaggia, oppure la tocca prima l'esterno? No, quando la palla viaggia tocca la mano. Sì. Sì, perché lui alza la mano. Vediamo velocità normale, ma tocca il lancio, ecco, in mano. Ma il braccio alzato tocca quello destro, no, o quell'altro? Quello sinistro. No, allora secondo me qua non è rigore. Infatti ho detto che non è rigore, perché non vede la palla. Se becca il braccio destro, magari lui fa un movimento un po' scomposto, allora sì. Lui guardava il giocatore, ha alzato il braccio per indicare fuori gioco, per chiedere fuori gioco, ma senza vedere la palla, non l'ha vista per niente. No, però secondo me io credo che l'arbitro abbia valutato questo aspetto qui, che ci è sembrato pure a noi. Sì, vabbè, non c'è problema, c'è il braccio anche attaccato vicino al braccio. Forse sul gol invece si poteva convalidare, perché effettivamente sembrava in linea il giocatore. Perfetto, ci siamo tolti anche questi due dubbi relativi ad episodi e Damo Viola che insomma hanno fatto protestare un po' la panchina e anche i giocatori in campo del San Nicolò. Allora ci spostiamo adesso ad un'altra partita, andiamo a Scoppito per quello che era l'unico derby abruzzese di giornata. C'era l'ex squadra di Donato Roncio, il Giulianova, finita senza reti la partita di Scoppito. Il servizio è a firma del nostro Andrea Costantini. Comincia a Scoppito con un pari senza gol l'ennesima esperienza di Francesco Giorgini sulla panchina del Giulianova. Ami Ternina e Giallorossi si prendono un punto per parte nel contesto di una gara tutt'altro che entusiasmante e nella quale i padroni di casa hanno avuto le occasioni migliori nel primo tempo, il Giulianova nel secondo. Per il suo ridebutto Giorgini è privo di Censori e Precchiazzi e manda in panchina Maurizio Nassi, il 37enne ex attaccante del Lanciano tesserato nelle ultime ore. 4-4-2 con il duo Valdes indelicato. Nella Ami Ternina out Teriaca, 4-3-3 col tridente Costi, Gizzi, Torbidone, David Lennart preferito a Marco Tullio. Ci sono i vice Nappo e Del Coco in panchina per lo squalificato Angelone. Prima del match Giorgini riceve dai tifosi una sciarpa del Giulianova che indosserà per tutta la gara. Inizio di decisa marca aquilana, al decimo pregevole azione della Miternina, sponda di Costi, Lennart mette in profondità per Torbidone che non riesce a superare falso. Il portiere sventa in angolo, piccolo break giuliese con l'incornata alta di Calabuig. Al diciottesimo ancora pericolosa la Miternina sugli sviluppi di un corner, traversone di Gizzi e volée alta di Valente. Col passare dei minuti il Giulianova si assesta e spezza il predominio dei padroni di casa. Al 28esimo azione caparbia di Delbene che libera al tiro Mariani, forte ma centrale, blocca di Fabio. Ultimo sussulto nel primo tempo, arriva alla mezz'ora, punizione di Carrato. Costi tutto solo riesce appena a sfiorare la sfera. La ripresa si apre con una clamorosa palla gol per il Giulianova, duetto tra le punte, Valdes smarca indelicato la cui conclusione finisce di un soffio a lato. La Miternina mantiene una supremazia territoriale che però è sterile, il Giulianova concede nulla e si rifà vivo con l'assolo di Marieri nel 17esimo, trova un varco e impegna Di Fabio. Poi due doppi cambi, Petrone ed Alessandris per Costi e Lennart, risponde Giorgini con Nassi che fa il suo debutto al posto di Valdes e poi Rosafio per Delbene. Nella fase centrale
centrale accade poco, così si arriva nell'ultimo scampolo di gara, 38esimo a Fondanassi, buona la sua prestazione, diagonale potente neutralizzato da Di Fabio, sul capovolgimento di fronte falso in due tempi ferma il tiro cross di Rausa, ma il pari senza gol è scritto e né il colpo di testa del neoentratore Chiuti al 43esimo né quello di D'Alessandris nel secondo dei 4 minuti di recupero lo fanno mutare, pari nel complesso giusto e che può accontentare entrambe le squadre. Il pareggio è il risultato più giusto, come hai detto tu sicuramente nel primo tempo siamo stati un po' più in campo noi, avevamo guadagnato qualche metro sulla tre quarti loro e quindi abbiamo creato qualche pericolo. Nel secondo tempo siamo rientrati un po' timorosi, forse il Giulianova ha preso le giuste distanze e quindi ci ha contrastato perfettamente. Tutti quanti hanno fatto bene nella fase difensiva, ecco, forse dovremmo migliorare, dovremmo essere più cattivi nelle prossime partite nella fase offensiva, perché abbiamo un buon possesso palla però concludiamo poco, quindi dobbiamo migliorare in quello. Giorgini, ritorno in panchina, partita dai due volti, contratti nel primo tempo, dove ha fatto meglio la Miternina, siete usciti alla distanza. Ma sicuramente è detto giusto, primo tempo la Miternina, noi è normale anche la prima partita, il secondo tempo è meglio noi, ho visto delle buone trame di gioco, è normale che adesso c'è da migliorare, migliorare anche la condizione fisica. E dopo piano normale gli obiettivi rimangono sempre per il momento la salvezza. È entrato in campo, la sciarpa l'ha indossata per tutta la partita, insomma un momento di colore ma che testimonia la grande affezione ovviamente con Giulianova. Ma io l'ho fatto, io sono giuliese, sono il primo tifoso di Giulianova, io non volevo più allenare, l'ho detto anche con la società, io non voglio niente, solo giusto per il contratto in Lega. Però volevo vedere se mi diventava pesante o no, se invece riesco a farlo sempre con una grande professionalità, però non mi deve pesare come una volta, se no no. Come with me. Lo stress è una, lo chiedo ad un allenatore, se è vero che può subentrare? Dopo un po' di tempo ovviamente, mister, è chiaro, tu sei giovanissimo, quindi magari avrai tempo per farti venire lo stress. La cosa è soggettiva, dipende dal carattere di una persona, dipende da tanti fattori. Io finisco le partite, sono distrutto, quello sì, perché sì, perché le vivo con molta partecipazione, non sto mai seduto, non smetto mai di parlare. Però anzi mi aiuta questa cosa perché comunque è vero che mi stanco ma scarico molto io durante la partita, ci sono allenatori che magari parlano poco, non parlano per niente, accumulano tanta tensione, è una cosa molto soggettiva, è difficile. Hai visto il messaggio? Era una domanda, lo possiamo riproporre? Posso rispondere io per mister Ronci, se vince il campionato verrà riconfermato in Lega Pro, guarda ti rispondo io, caro amico da casa, se Donato Ronci vince il campionato a Chieti ti fanno una statua, non è che viene proprio riconfermato e basta, cioè proprio non lo so. Vabbè, risponde, che cosa rispondi? Ieri ho visto forse il più bel Chieti delle altre giornate, abbiamo avuto tantissime occasioni comprese il rigore, è vero che pure il portiere ha parato tutto, è pur vero che noi abbiamo sbagliato tanto, poi avete visto al 89esimo 3 contro 1, è vero, non siamo riusciti a segnare, poi la beffa purtroppo, la legge del calcio è così, Fabio Da Chieti, sfegatato, tifoso nero-verde e romanista, sì, Fabio, ti saluto perché insomma tu hai due passioni, il Chieti e la Roma, stanno andando molto bene sia l'una che l'altra, insomma ti auguriamo ovviamente. Non ce ne voglia Gianluca Scacchioli, che è tifoso bianconero. Ti auguriamo magari che tu possa, come hai detto l'anno scorso, e volevi salvezza per il Chieti e scudetto della Roma, magari recuperare quest'anno in qualche modo, specie in Serie A, dove tra un po' inizia un posticipo, a me già vengono i brividi. Insomma, ti salutiamo. A me ha ricordato il gol del 2-2, mister. Ti ricordi il gol di Caniggia in Italia-Argentina 1-1 in semifinale Italia 90? Lo ricordo 90. Benissimo. Purtroppo lo ricordo benissimo. È molto simile. Va bene, va bene. Adesso vediamo un altro servizio di un'altra abruzzese. Partita però è andata male, il Celano che perde in casa con la Recanatese, il servizio è del nostro Paolo Renzetti.
Dopo la vittoria con l'Olimpia Agnonese ed il pareggio di Giulianova, il Celano cade al piccone con l'Arecanatese, che si è dimostrata più squadra in una gara dalle mille emozioni ma anche dal grande nervosismo. Alla fine il punteggio premia i giallorossi ospiti, con il Celano che chiude 9 uomini per le espulsioni di Mercogliano e Calabrese. Avvio di gara senza sussulti fino al 14esimo, quando Di Julio in aria da posizione defilata mette a lato. Al 16esimo però arriva il primo episodio decisivo della gara. C'è infatti un buco clamoroso della difesa abruzzese, ne approfitta Marolda che si invola verso la porta celanese mettendo alle spalle Di Amabile con un tiro molto violento. La risposta dei biancazzurri di casa è immediata, ma in area marchigiana Mercogliano vede la risposta di Verdicchio con Suleman e Simeoni, che poi sprecano malamente da buona posizione. Gara in salita per la squadra di Pasquale Luiso, che però non sembra accusare il colpo del gol subito quasi a freddo. Al 21esimo c'è infatti un colpo di testa di Mercogliano che manca di poco il bersaglio. Luiso sprona dalla panchina i suoi a spingere, ma al 27esimo c'è la seconda ingenuità, questa volta di Amabile, che atterra Galli in area. Dante di Roma indica il dischetto con lo stesso Galli, che trasforma per il 2-0. Gara sempre più difficile per i celanesi, che al 31esimo perdono anche per infortunio l'attaccante Buongiorno, sostituito da Calabrese. Ma per il Celano non è giornata, visto che al 40esimo c'è un rigore per fallo di Patrizzi su Luzzi. Marfia si fa però ipnotizzare da Verdicchio, che salva porta e risultato parando il rigore. La ripresa si apre al primo con un tiro a fil di palo di Traini, al terzo è ancora Mercogliano a sfiorare il 2-1 prima del clamoroso errore dell'esperto Marolda, che manca un gol praticamente fatto. Ce l'hanno tutto all'attacco e Recanatese pronta ad approfittare in contropiede, questo il canovaccio della ripresa giocata a viso aperto dalle due formazioni. Al settimo il Celano resta in 10 però per l'espulsione di Mercogliano per un fallo su Gigli. Piove sul bagnato in casa marsicana nonostante la giornata estiva, anche se al 19esimo Sambu, appena entrato con un Eurogol, riapre la partita, che rischia di chiudersi nuovamente al 23esimo quando Narducci si fa murare la conclusione ravvicinata da Amabile. La gara non conosce pause, al 28esimo e Di Julio con un tiro insidioso a chiamare ancora l'estremo marsicano al salvataggio in calcio d'angolo, ma al 29esimo i marsicani restano in 9 perché viene espulso anche Calabrese per un fallo su Mosconi. Luiso protesta dalla panchina e viene allontanato dall'arbitro romano. Gli animi si surriscaldano in campo e sugli spalti con il gioco che resta fermo per diversi minuti. Il match resta però vivo con il palo esterno colpito da Marolda al 35esimo ed il generoso ma infruttuoso forcing finale dei celanesi, puniti ancora da Marolda ormai a tempo scaduto. Purtroppo ecco una giornata negativa per quanto riguarda gli episodi, abbiamo perso per episodi, dispiace perché i ragazzi si hanno dato l'anima, hanno corso, hanno lottato, abbiamo fatto la partita solo esclusivamente noi, ci analizziamo i gol, un rinvio del difensore, Marolda è stato bravo ad infilarsi tra i nostri centrali dopo un liscio di Villa e si è trovato al tu per tu. Secondo, potevamo subito pareggiarla con doppio intervento del portiere Loro, però abbiamo fatto la partita, l'abbiamo fatta. Rigore sbagliato, la potevamo aprire, un rigore c'era o non c'era su Galli, però come ti ripeto, secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo fatto pure il 2-1, ma poi ci ha lasciato il 9, non è che potevamo fare più di tanto. A Mauro, una Recanatese spietata, 3 gol, un palo, 2 occasioni divorate dinanzi al portiere, eppure nel finale avete sofferto nonostante la superiorità numerica. Sì, analisi perfetta, sono partite che bisogna chiuderle prima. Sul 2-0 in vantaggio di un uomo abbiamo preso questo Eurogol che ci sta, però poi dovevamo gestire meglio la palla e essere più magari determinati sotto porta per chiudere la gara, cosa che abbiamo fatto al 90esimo, e quindi la pecca della squadra è questa, che ha creato diverse opportunità e doveva chiudere la gara quando l'aveva in pugno. Non c'è neanche il tempo di gioire per questa vittoria, che mercoledì ci sarà il recupero col campo basso, una gara che sulla carta si presenta sicuramente molto più difficile di questa. Ma senz'altro, una partita difficilissima con una squadra forte, con un organico importante, e speriamo che di ricaricare le batterie prima possibile, anche se loro diciamo hanno avuto un giorno in più avendo fatto l'anticipo ieri, però mi auguro questa vittoria ci dia un po' di morale, un po' di entusiasmo, un po' di convinzione in più. Come with me. Soddisfatto Daniele Maolo, tecnico della Recanatese. Purtroppo, mister, questo Celano sembra delle abruzzesi, forse quella che ha qualcosa in meno è quella più in difficoltà. Sono partiti in ritardo. In ritardo è chiaro che non so a livello societario come è la situazione.
però è una squadra che io li ho visti giocare in Coppa Italia a Fermo e mi fecero una buona impressione. Poi noi li abbiamo battuti a Chieti e nonostante vincemmo 3-0 comunque intravedevo qualcosa, no, di buono chiaramente per l'obiettivo loro. E poi niente, stata facendo, le cose non sono andate per il verso giusto, anche se hanno vinto una partita in casa due settimane fa, pareggiato a Giulianova. Oggi diciamo una sconfitta con la Reganatese ci può stare, con l'unica cosa che quando perdi una partita poi non devi perdere la testa perché il campionato non finisce oggi. Certo. E magari finire le partite in 9 ti condiziona diciamo un po' la partita che stai giocando, ma soprattutto le prossime. Hai assolutamente ragione. Tra un po' vedremo anche il servizio, se ce la facciamo, della Civitanovese che ha battuto 1-0 l'Agnonese con gol di Pintori. Però intanto ti chiedo, te l'aspettavi lo scivolone della San Benedettese a Iesi? No, sinceramente non me l'aspettavo questo, però a noi dà fiducia, cioè nel senso che è un campionato dove c'è tanto equilibrio. Quindi tranne adesso la Maceratese che ha vinto sempre, tranne in una circostanza, le altre hanno avuto, no, dei passi falsi. E quindi confermo quello che ho detto prima, che è un campionato molto molto equilibrato e sono convinto che anche la stessa Maceratese non farà il vuoto. Allora, prima di vedere il servizio di Civitanovese Agnonese, ringrazio ancora una volta tutti quelli che sono dietro le quinte e stanno lavorando per mostrarvi le immagini. Ci andiamo a vedere i due gol invece di Reggiana L'Aquila, selezionati da Andrea Costantini. Questo è il vantaggio al minuto 45 di San Domenico, traversone sul secondo palo, San Domenico anticipa tutti e batte Ivano Feola. E questo è il calcio di punizione di Bruccini, fantastico, al minuto 55, che regala la parità, che poi sarà definitiva, alla Reggiana. Davvero un calcio di punizione tagliatissimo, molto molto calibrato. Nulla da fare per il portiere dell'Aquila. Questo è, erano i due gol di Reggiana L'Aquila. Ovviamente domani nei nostri appuntamenti sportivi, a partire dalla rassegna stampa in mattino 6 con Andrea Costantini, proprio il servizio di questa gara di campionato, gara turno di campionato che va in archivio. Siamo quasi in chiusura, però prima io direi di fare un salto a vedere quello che hanno fatto Civitanovese e Agnonese. Come detto, vittoria della Civitanovese per 1-0. Il gol è di Pintori, ci vediamo le immagini della gara. Continua la risalita in classifica della Civitanovese che con i 3 punti conquistati a spese di un ostica agnonese si porta a quota 12 ed irrompe in piena zona playoff. Gara non facile per i rossoblù che devono fare i conti con un avversario a caccia di punti pesanti per la salvezza. Finisce 1-0 grazie al quarto centro stagionale di Pintori su assist di Amodeo. Tra i locali non c'è il giovane portiere Agresta per via della frattura al dito di una mano, ne avrà per un mese, rimediata a Castelfidardo domenica scorsa. Tra i pali va un altro under, Silvestri, che alla fine sarà decisivo nel salvare il risultato. Il 4-4-2 iniziale proposto dai molisani non lascia molti spazi alla manovra a centrocampo dell'11 di Meco Monaco. Molto possesso palla, ma i rifornimenti per il bomber Amodeo, quest'oggi a secco, sono scarsi. Pintori resta largo a destra e le sue percussioni però possono far male agli avversari che al settimo corrono un pericolo. La formazione di Beppe Donatelli si affida molto alle ripartenze con Pagliuca, Gala e soprattutto Petrone. Se la Civitanovese preme sull'acceleratore, però gli ospiti vanno in affanno. I rossoblù ci provano spesso dalla distanza e con azioni che si sviluppano su calcio d'angolo, ma il bersaglio grande viene mancato. Poco prima della mezz'ora, proprio Aquino, su angolo di Pintori, non riesce di testa ad indirizzare il pallone nell'angolino lontano, mentre un attimo dopo è Petrone a spaventare la difesa marchigiana.
primo tempo piuttosto scialbo e senza grandi emozioni, che arriveranno però nella ripresa. Al terzo i locali sbloccano il risultato, l'azione viene impostata da Amodeo che tenta una sorta di tiro cross, ne esce un assist per Pintori che indossa i panni dell'incursore che brucia in rapidità il diretto avversario spingendo il pallone in fondo alla rete. Il vantaggio consente ai padroni di casa di gestire meglio il resto della gara, mentre l'Agnonese è costretta a lasciare più spazi, a giocare in qualche modo la partita per riacciuffare il risultato. I rossoblù vanno più volte vicino al raddoppio, soprattutto con Degano che si vede negare da un ottimo Biasella la gioia del gol, soprattutto al 32esimo, quando su uno schema nato da calcio piazzato l'estremo ospite si distende sulla sua destra respingendo un tiro insidioso. Mister Donatelli richiama uno spento Saltarin e inserisce Perrotta, ma al 35esimo è Silvestri con una parata spettacolare ad alzare la palla oltre la trasversale negando il pari agli ospiti su tiro di Petrone. I molisani restano ordinati, tentano l'assalto all'area avversaria. Al 38esimo però sugli sviluppi di un corner Petrone rimedia il cartellino giallo per simulazione. Mentre al 42esimo continua il faccia a faccia tra Degano e Biasella con il portiere Granata ancora una volta a dire di no. La Civitanovese amministrerà gli ultimi minuti, recupero compreso, senza grandi spaventi. Al triplice fischio arrivano i tre punti che consentono alla formazione di Meco Monaco di iniziare a pensare in grande. Come with me. La Civitanovese, mi ha detto mister, una delle squadre più forti che hai visto all'Opera, anche perché l'hai già incontrata. Secondo me è una, diciamo, sicuramente tra le prime due o tre del campionato. È una squadra che ha un potenziale offensivo allucinante. Amodeo termina l'offensivo incredibile. Sì. Lo stesso Digano, Forgione, Pintori. Squadra forte, forte nelle ripartenze, forte nella gestione anche di palla, perché sia Ferrini in mezzo al campo che Bensaglia sono due giocatori importantissimi. È una squadra forte che secondo me ha avuto un calendario difficilissimo, ha incontrato praticamente tutte le squadre più forti davanti. Sì. Quindi adesso secondo me ci sarà una grande risalita da parte loro. Secondo me è una delle squadre da tenere sotto controllo più di tutte. Messaggi, siamo davvero in chiusura, li leggiamo rapidamente. Intanto arrivano le ultime da San Siro, gioca Hobby e questo l'abbiamo letto e questo mi preoccupa alquanto, il fatto che giochi Joel Hobby a centrocampo. Va bene, questo l'abbiamo letti, andiamo avanti, dovrebbero essere due o tre, se non vado errato. Un grande Teramo che ha soltanto rallentato la sua corsa verso la B. Gianluca, fai tutti gli scongiuri che vuoi, intanto in questo momento in onda c'è la schermata, quindi puoi fare quello che vuoi. No. Complimenti a Scacchioli, persona veramente competente, Sandro. No, ringrazio il complimento, ma la parola B, insomma, mi sembra in questo momento ci sia un po' per tutti, figurarsi per te, però sognare è una cosa che nel calcio ci deve stare, altrimenti non sarebbe uno sport così popolare. Certo. E seguito. Ce ne sono altri? Sempre Fabio da Chieti, secondo me il rigore non c'era al campo basso, secondo molti pure. Comunque dai e dai, ci rifaremo la prossima partita. Un saluto al mister Ronci. Comunque bella giornata con Vittoria Roma e Valentino Rossi. Ancora meglio se vinceva il Chieti, come darti torto. Hai ragione dal tuo punto di vista, sì. Buonasera, il mister mi deve spiegare, vinci 2-0 e dopo pareggi, forse dovevi giocare di rimessa, o me lo spiega lei? Giocare di rimessa quando tu lo stai facendo, perché ogni ripartenza che facevi arrivavi costantemente nell'area di rigore loro, l'abbiamo fatto, è inutile, ma si possono dire tante cose, la realtà è che arrivi 10 volte davanti alla porta e che devi far gol. Io non voglio una squadra che sul vantaggio si mette dietro e gestisce e butta le palle davanti e pensa, perché così puoi vincere una partita e la lunga non vai da nessuna parte. Noi dobbiamo acquisire una mentalità che ci deve portare lontano. E la mentalità che questi ragazzi stanno avendo fino adesso, il lavoro che stiamo facendo, è un lavoro importante. Quindi penso che sia più facile vincere partite quando ti rimporta 10 volte che quando non ci tiri mai. Quindi mi tengo la prestazione. Leggiamo se sono finiti gli sms, andiamoci a vedere il prossimo turno di Lega Pro, ovviamente girone B, e di serie di girone F, ovviamente non
non ve le leggiamo al netto di quel calendario cervellotico che tra un po', caro Gianluca Scacchioli, vi porterà a giocare a Serravalle alle 11 di mattina. Avete comprato i cornetti, cappuccino già preparato. Campionato allievo, torniamo un po' indietro nel tornate un po' indietro alle 11 di mattina. Purtroppo tocca pure questo, quindi lo fanno in altre squadre, accettiamolo, è una cosa un po' strana perché effettivamente insomma al suono delle campane è improponibile che una prima squadra giochi in quell'orario lì, però ci tocca farlo, lo faremo. Va bene, quindi lo leggiamo veramente come sarà la decima giornata, poi la scansione insomma ve la diremo volta per volta in settimana, poi ci sarà pro e contro mercoledì sera, è ancora presto per gli appuntamenti, tra un po' li do. Ascoli Gubbio, Carrarese Sant'Arcangelo, Forlì Lucchese, Grosseto Spal, L'Aquila Pisa, Pistoiese Teramo, Pontedera Prato, Pro Piacenza Savona, Reggiana Tutto Cuoio, San Marino Ancona, a Pistoia. Che trasferta sarà, Gianluca? Vinciamo, io sono convinto che io voglio Gianluca Scacchioli ospite fisso sempre, no, e anche Donato Roncio, perché sono due ospiti che dicono delle cose assolutamente non ho molta fiducia nella squadra del Teramo, poi mi sbaglierò, ma io ho molta fiducia, sono convinto che la squadra del Teramo può fare veramente bene sempre. Perfetto, tu hai detto prima la Coppa Italia è un intralcio, andiamo a Pistoia, vinciamo. Donato Roncio ha detto io non voglio, preferisco pareggiare, giocare bene, che giocare male e vincere. Perfetto, siete già invitati tra poche puntate. Poi ci sarà uno dei big match di giornata, che è L'Aquila Pisa, assolutamente da non perdere, ma c'è anche Grosseto Spal, ma ne parleremo in settimana. Andiamo a vedere Serie D Girone F la prossima giornata, perché c'è un derby, ne abbiamo parlato, l'abbiamo accennato prima, che riguarda proprio il Chieti. Fano Celano, Castelfidardo Jesina, Chieti San Nicolò, Giulianova Civitanovese, la capolista maceratese nel derby contro la Fermana, Materica Campobasso, Campobasso e Recanatese che recupereranno, avete sentito nel servizio, mercoledì. Agnonese Termoli, invece qua duello tutto molisano, Recanatese Vispesaro, San Benedettese Amiternina. Mister, che partita sarà? Una partita tra due squadre che non vanno mai a speculare per un pareggio, due squadre che cercheranno di superarsi, due squadre che hanno un impianto di gioco, come dicevo prima, comunque già importante. È una partita difficile perché San Nicolò, oltre ad avere giocatori di spessore, di individuali importanti, ha, ripeto, un impianto di gioco, e quindi una partita complicata che possiamo far la nostra solo se giochiamo da squadra, come abbiamo fatto anche domenica scorsa. Noi dobbiamo continuare a giocare così. Va bene, in bocca al lupo allora, mister, per questo derby contro il San Nicolò. Ovviamente in bocca al lupo anche a Gianluca Scacchioli con il suo Teramo per la trasferta di Pistoia. Io vi ricordo gli appuntamenti sportivi della settimana. A partire già da domani mattina la rassegna stampa tutta sportiva o quasi con Andrea Costantini, dalle ore 7 alle ore 8 leggeremo i giornali. Poi domani sera l'appuntamento classico del lunedì sera con Enrico Rocchi per parlare soprattutto del Pescara e della Serie B con Replay. Martedì sera stessa ora, sempre alle 21, Virtus Style con Alessio Giancristoforo per vedere come stanno andando le cose in casa Virtus Lanciano. Mercoledì torniamo noi con pro e contro, anzi torna Andrea Costantini e io a supporto. Giovedì ci sarà il best of di Velo e poi via via fino ad arrivare all'Abruzzo del Pallone domenica prossima alle 19, e ci sarà Paolo Renzetti, perché questa per me è l'ultima. Dunque mi corre l'obbligo di salutare un po' tutti i tecnici, i colleghi, i giornalisti, tutti quelli che si sono prodigati, perché questa è stata una trasmissione che in questa stagione ho condotto a fasi alterne, cioè una settimana sì e una settimana no, con l'ausilio proprio dell'ottimo collega Paolo Renzetti, ma che due anni fa ho avuto il privilegio di condurre per una stagione intera, nella stagione del Pescara in Serie A, quindi ed è stata anche la prima trasmissione con cui ho collaborato nel momento in cui sono entrato a TV6, quindi per me l'Abruzzo del Pallone rimane comunque un qualcosa davvero di molto molto importante. Da adesso in avanti vedrete solo Paolo Renzetti e chissà, magari a febbraio ci rivedremo. È tutto per questa sera e vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata.
Yeah.